Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, porca di quella porca, io non posso non dirvi porca di quella porca ragazzi, perché ho un informatore segreto che è lì che bazzica dentro tutte le cose strane dei data miner, ruba informazioni, riesce a fare le cose. Ragazzi, sono arrivate delle news interessantissime per quello che riguardava il video che avete visto poche ore fa. Se non l'avete ancora visto, andate a dargli una bella occhiata, ragazzi. Sono le due nuove modalità che dovranno arrivare ben presto su Fortnite. Se è vero che forse, cioè non sapevamo se la cosa fosse ufficiale oppure no, porca di quella porca, ragazzi, con i file che abbiamo qua oggi, direi che la conferma è praticamente data. Abbiamo delle informazioni veramente molto molto importanti, ragazzi. Delle cose che credo nessuno ancora abbia in Italia. E come sempre su questo canale tutte le info voi le trovate con tanti tanti giorni di anticipo. Allora, facciamo un piccolo riassunto, ragazzi. C'è una nuova modalità che arriverà su Fortnite. Si chiamerà Score Royale. Questa nuova modalità, ragazzi, premierà i giocatori che, oltre a killare gli altri giocatori, raccoglieranno anche un bel po' di loot in giro per la mappa. Quindi le mele, i funghi, i chest, gli airdrop, i lama, le pietre salterine, le armi in giro e le cassette di munizioni. Ci sarà una classifica. Quindi, alla fine, quindi quando rimarrà l'ultimo giocatore, quello che killa il penultimo, non è detto che il vincitore sia lui. Ci saranno dei punti attribuiti per quello che raccogliamo, per chi killiamo e per come facciamo la nostra partita. Ma oggi abbiamo anche da parlare di... Intanto vi faccio sentire una cosa, ragazzi. Guardate qua, questo sembra che sia il logo che arriverà su Fortnite quando sarà disponibile la Score Royale. Ed oltre ad avere il logo, ragazzi, abbiamo il suono dei punti, delle monete che ci vengono date quando raccogliamo la roba. Lo andiamo a sentire insieme. Beh, i suoni sono da Fortnite, raga. I suoni sembrano quelli di Fortnite. Quindi staremo a vedere, ovviamente, quando arriverà questa modalità, che cosa succederà. Non escluderei che questa modalità possa essere associata più o meno al parco giochi, ragazzi. Non lo sappiamo ancora, ma potrebbe esserci qualcosa di connesso. Invece, ragazzi, voglio parlarvi di una cosa molto, ma molto più interessante, ragazzi. Voglio cominciare a dirvi qualcosa sulla fine della stagione numero 4 e sull'inizio della stagione numero 5. Ovviamente l'abbiamo capito, se ne parla in tutto YouTube mondiale, il fulcro della fine della stagione numero 4 e della stagione numero 5 è il missile che c'è a Spiagge Snob. Abbiamo già visto nei nostri video precedenti che ci sono i camioncini sparsi per la mappa che hanno raccolto le pietre salterine del meteorite e le stanno trasportando verso il missile. Io credo che non è un caso che le pietre salterine abbiano come particolarità quella di avere un effetto per il nostro personaggio. Lo utilizzeranno probabilmente per lanciare il missile. Non so se ve lo ricordate, per chi giocava già la stagione numero 3, sicuramente sì, perché ha fatto il finale di stagione dove è stata svelata dove sono state svelate per gli ultimi 4 giorni tutti i supereroi che in realtà poi si sono rivelati essere degli attori della season 4. Ma ve lo ricordate, sulla televisione, ragazzi, c'era un lama, c'era un segnale distorto con un lama giallo in mezzo. Non abbiamo bene capito perché il lama, non l'hanno mai specificato. Beh, ragazzi, per la season 5, dall'ultima settimana, noi abbiamo l'immagine delle televisioni
quello che troveremo su tutte le TV, ragazzi. Guardate che storia, guardate che storia. Sbadabam, raga, queste sembrerebbero essere immagini ufficiali che troveremo nello sfondo delle televisioni, esattamente come succedeva per il lama. Queste, ragazzi, sono immagini che cominceranno a far capire che c'è qualcosa in corso nella mappa di Fortnite. Sono molto molto interessanti ed è un leak veramente veramente incredibile, in quanto lo abbiamo con 3 settimane di anticipo, ragazzi, non sono proprio pochissimi 20 giorni di anticipo. Quindi, ragazzi, sappiamo che Omega, Carburo sono degli attori, sono tutti i buoni, mentre sembrerebbe che lo spaccatutto invece era il cattivo, quello che è uscito dal meteorite in questa settimana numero 6. Abbiamo un'ultima cosa, ragazzi, da farvi vedere. Abbiamo un ologramma del countdown che troveremo, non sappiamo ancora dove, probabilmente nella base del missile, che dovrebbe essere inserito tra la settimana numero 8 e la settimana numero 9. Andiamo a vederlo insieme, ragazzi, andiamo a vederlo insieme. Guardate, questo è l'ologramma del missile e ci abbiamo anche il suono. Veramente, veramente tanta, tanta roba, ragazzi. Abbiamo ogni giorno che passa sempre più news su quello che ci dovremo aspettare nella Season 5 di Fortnite, che sono sicuro non ci mancherà di sorprendere in tutto e per tutto. Io vi ricordo, ragazzi, prima di salutarvi, che il 30 giugno sarò all'Euronix di Sesto San Giovanni, nel centro commerciale Vulcano, per giocare insieme a voi a Fortnite dalle 13 in avanti, intorno alle 17, quindi non mancate di fare un salto. Vi ricordo un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e fate iscrivere anche i vostri amici. Noi ci vediamo in live, ciao!